Buona domenica a tutti, il nostro appuntamento del weekend, la rubrica azionariato buy and sell, dove andiamo a fare il riepilogo della settimana, i nostri portafogli, America e Italia. E questa volta la rubrica è praticamente aperta agli iscritti sia al canale gratuito Telegram, ma anche a chi è iscritto al canale mio YouTube. E ricordo che per oggi e fino a mercoledì c'è un'importante promozione per quanto riguarda il mercato italiano e anche il mercato americano. Quindi da oggi domenica 2 aprile a mercoledì 5 aprile, questa importante combo dedicata e rivolta sia al mercato italiano che al mercato di Wall Street. Per tutte le info trovate per scrivermi, per contattarmi, trovate all'interno della descrizione di questo video tutte le info appunto per essere contattato e ricevere la promozione valida per 72 ore. Detto questo, cosa dire? Che è stata una nuova settimana all'insegno degli acquisti per quanto riguarda i mercati europei, i mercati americani, e grazie a che cosa? Grazie all'attenuarsi di quelle possibilità di banche centrali aggressive in tema di tassi di interesse, grazie anche all'allentamento della pressione presente sul settore bancario. E nonostante comunque credo che la buriana lì sulle piccole banche possa non essere finita, abbiamo visto come durante la passata settimana, la passata ottava, è proseguito il deflusso della liquidità dalle piccole banche verso le ba altre banche più grandi o parte della liquidità finita su conti, depositi e asset meno rischiosi. Si parla di quasi 109 miliardi di dollari, quindi di deflusso dalle piccole banche, e poi abbiamo visto quei buoni dati che sono arrivati dall'inflazione, ovvero un'inflazione in discesa nel vecchio continente, e mentre per quanto riguarda i consumi statunitensi, in questo caso in calo, il famoso PPI. Quindi questo è il market mover, possiamo dire, della settimana per quanto riguarda i mercati, che quindi in scia a queste notizie hanno proseguito il loro recupero. Ricordiamoci che Wall Street chiude la terza settimana consecutiva al rialzo, e mentre Piazza Affari, ma andiamo a vedere tra poco, si porta su delle importanti resistenze. E tutto questo nonostante comunque sul tavolo rimangono alcuni temi negativi. In primis la guerra in Ucraina, che potrebbe avere anche un'escalation. L'abbiamo visto durante le ultime giornate di questa settimana, come la proposta di pace da parte della Bielorussia, strana comunque, perché la Bielorussia è un partner della Russia, sia stata dalla Russia stessa messa in un angolo. Detto questo, andiamo a vedere quali sono i market mover della prossima settimana. Andiamo subito a vederli, perché è una settimana che vede, ricordiamoci, una settimana che giovedì si chiude, perché poi venerdì i mercati sono chiusi per festività. E domani inizieremo con l'indice Tankan, quello dedicato alle piccole e grandi imprese nipponiche, quindi utile per capire la situazione presente sul paese asiatico. L'indice manifatturiero PMI Caixin, ricordiamoci che per i primi giorni della settimana la Cina e i mercati cinesi sono chiusi. Poi, per quanto riguarda l'Europa, abbiamo l'indice PMI manifatturiero, che lo aspettiamo a 47,1, quindi ancora sotto la soglia dei 50 punti base e sugli stessi livelli del mese di febbraio. Mentre d'oltreoceano, anche in questo caso, settore manifatturiero visto a 49,3. ISM dei direttori agli acquisti settore manifatturiero visti il leggero ribasso rispetto al mese precedente. Nella giornata di martedì dicevamo mercati cinesi e chiusi, mentre dall'Europa andiamo subito a vedere, abbiamo il famoso PPI, ovvero i prezzi alla produzione, che dovrebbero anche in questo caso segnare un ribasso dal 15 al 13,5%, mentre mensile dal 2,8 a meno 0,3, quindi un ribasso importante anche a livello mensile. E poi gli ordinativi beni, quindi in questo caso un dato che ci fa capire, sappiamo benissimo come questo impattano poi sulla crescita degli Stati Uniti. Poi mercoledì ancora mercati cinesi chiusi, mentre per quanto riguarda l'Europa arriverà l'indice PMI dei servizi. In questo caso si è sugli stessi livelli di febbraio, sopra la soglia dei 50 punti base. Ricordiamoci, espansione da contrazione. E poi invece oltreoceano, in questo caso,
l'indice PMI composito e l'indice PMI non manifatturiero. Alla giornata di giovedì, con i mercati cinesi che riapriranno, abbiamo l'indice manifatturiero PMI Caixin, visto in leggera risalita rispetto al mese di febbraio, mentre da oltreoceano abbiamo le richieste di sussidi di disoccupazione. Quindi è un dato importante questo che il mercato va a guardare. Venerdì poi si chiude, ricordiamo, mercati chiusi, però da oltreoceano arriverà quel dato importante riguardante i nuovi posti di lavoro e quindi le nuove buste paghe nel settore non agricolo, anche in questo caso visti in discesa da 311.000 a 238, però abbiamo visto come ormai negli ultimi mesi il mercato americano, il settore occupazione, ha spesso e volentieri sorpreso al rialzo, quindi massima attenzione. Per quanto riguarda gli scambi della seduta di venerdì, quasi 1 miliardo e 960 milioni di controvalore. Finalmente Borsa Italiana, dopo alcuni problemi tecnici, è tornata ad aggiornare il tutto. Volumi non sono forti e quindi per questo cerchiamo di prendere con le pinze quell'importante rimbalzo che abbiamo visto sui mercati azionari e del nostro paese. Andiamo a vedere ora cosa si è visto sul cambio euro-dollaro, praticamente un euro che ha proseguito quell'importante recupero che si era innescato nella giornata del 16 di marzo, quindi nella seconda parte del mese di marzo. Abbiamo rotto le importanti resistenze area 1,0730, 1,0740, quasi una figura di guadagno, anche se sarà solamente oltre area 1,09, che potremmo avere a lunghi in direzione dei top degli ultimi mesi, area 1,10. Per quanto riguarda invece andiamo subito a vederlo. Il gold è consolida sotto la soglia dei 2000 dollari l'oncia. Ricordiamoci che questo è un livello importante, chiave, perché sopra questi livelli andremo a rivedere i top del 2022, l'area del 2075 dollari l'oncia, mentre recupera terreno il petrolio, che si riporta all'interno di questo famoso trading range 72-82 e ora è atteso al test del super trend, l'area dei 77 dollari al barile, sopra i quali abbiamo area 80 e proseguire area 82 dollari al barile. Andiamo a vedere i mercati azionari, partendo naturalmente da Wall Street, perché ci sono delle importanti novità. Dall'S&P 500, che chiude la terza settimana consecutiva al rialzo, ecco il grafico settimanale, più 3,5% il saldo di quest'ottava, ma la positività dov'è? Con il superamento non solo dei 4.000 punti da parte dell'S&P 500, ma con la ripresa di questa trend line rialzista che parte dai minimi di ottobre. Ora i prossimi target sono posti sui massimi del 2023, l'area dei 4.180-4.200 punti, quindi massima attenzione perché un indice con tutti gli indicatori in posizione al rialzo che sembra aver voglia di proseguire questo importante recupero. Mentre per quanto riguarda il DAX, attenzione perché ci riportiamo con una prova di forza importante sui massimi del 2023, l'area dei 15.680-15.700 punti, e sopra questi livelli si aprono spazi per andare a rivedere i top assoluti, ovvero l'area dei 16.300 punti. Al ribasso e debolezza l'avremmo solamente con sotto area 15.250-15.300 punti, che sono le ex resistenze, le venute supporti, sotto i quali abbiamo i 15.000, e a proseguire gli ex minimi che abbiamo toccato nella giornata del 20 di marzo, l'area dei 14.600 punti. Quindi un grafico abbastanza interessante anche per quanto riguarda la Germania. Per quanto riguarda Piazza Affari, fa registrare una delle migliori performance, ancora una volta grazie al settore bancario che è tornato in gas polvere, più 4,72 il saldo della settimana. Andiamo a scoprire il saldo delle banche durante la settimana, più 5,43, anche in questo caso banche che hanno testato quegli ex massimi di novembre, da qui da dove sono poi rimbalzati. Dicevamo del FTSE MIB, un FTSE MIB che ritrova l'importante barriera dei 27.000 punti. Sappiamo benissimo come è importante questo livello, perché sopra di esso abbiamo i 27.003, e poi andiamo a chiudere questo gap down aperto nella giornata del 10 di marzo in area 27.500 59 punti, quindi massima attenzione anche all'indice italiano, perché in questo caso tutti gli indicatori impostati al rialzo ci fanno appunto propendere per una prosecuzione di questo movimento rialzista. Non cambia la strategia che abbiamo usato durante queste settimane, questi mesi, a
proposito, questa è la performance mensile che abbiamo chiuso il mese di marzo con un guadagno del 3,9750%, performance media, perché vuol dire aver chiuso il mese di marzo aggregata, quindi sommando le varie posizioni singole del 39%, performance media del mese del 2023 9,37, che vuol dire unendo e sottraendo tutte le posizioni 93%, vuol dire questo. Andando a sommare e a togliere più e meno, ti dà il 93,75% performance aggregata, ma la media poi è questa, 9,37,50. Un'importante performance raggiunta grazie anche a quella importante operazione long sul titolo Saipem, sul titolo Saras, quindi importante performance, importanti situazioni che ci siamo giocati sul nostro mercato. Va bene anche Wall Street, perché Wall Street lo chiudiamo con un guadagno del 4,17% durante il mese di marzo, con la chiusura di alcune importanti, andiamo subito a vederlo, alcune importanti operazioni interessanti sul titolo Tesla con un guadagno di oltre il 41%, e sul titolo, andiamo ad ingrandire, e sul titolo Lennar con un più 14,5%, che ci darebbero 55,1, però la media è 5,1 nel mese di nel mese di marzo, quindi durante il 2023, quindi più 5,51%. E detto questo, dicevamo che non cambia la nostra operatività per quanto riguarda i titoli che possono essere interessanti, ovvero cerchiamo sempre quei titoli forti che dinanzi a fasi correttive possono cambiare e possono rappresentare un'occasione d'acquisto, anche perché abbiamo visto come ancora una volta le fasi correttive sono occasioni d'acquisto, e quindi in questo caso si va alla ricerca appunto di quei titoli forti che dinanzi a fasi correttive ci danno un segnale di forza. Tra i titoli forti in questo momento, ma lo abbiamo in portafoglio, e il titolo Esprinet, e qui abbiamo toccato tutti i target che abbiamo detto di volta in volta. Abbiamo detto che prima avevamo il target in area 8 euro, poi area 8,50, poi 9. Ora abbiamo la chiusura di questo importante gap down lasciato aperto nella giornata del 25 di aprile, area 9,65. Il trend è quello: andare a chiudere questi importanti gap. Ricordiamoci che noi siamo presenti sul titolo Esprinet da livelli molto più bassi. Abbiamo aperto appunto il titolo Esprinet quando eravamo sotto la soglia dei 7 euro. Per l'esattezza, andiamo subito a rivedere. Erano l'area dei 6,70, 6,75. Vado subito pochi secondi a rivedere, così vi dico anche l'area per chi non è iscritto ai nostri portafogli. Eccolo qua. E siamo entrati in area 6,90, 6,94 a fine novembre, quindi un importante al momento performance sul titolo Esprinet. Quindi abbiamo colto praticamente la fase correttiva che aveva riportato quasi i prezzi a contatto con questi ex supporti del mese di dicembre. Quindi un'importante operazione sul titolo Esprinet, che continua quindi ad essere nel nostro portafoglio. È un titolo forte perché c'è una forza relativa importante. E tra i titoli anche forti, e anche questo è in portafoglio, è il titolo Amplifon. E qui, come facciamo ogni giorno insieme agli abbonati, stiamo vedendo come durante l'ultima settimana i fondi short stanno diminuendo la loro posizione sul titolo, e quindi questo rappresenta una sorta di tsunami per il titolo, perché oltre alla chiusura delle posizioni short ci sono anche le posizioni long che vengono aperte, e quindi una sorta di tsunami che va ad autoalimentare questo trend, che potrebbe proseguire fin verso i top del mese d'agosto, l'area dei 32,50. Sotto osservazione abbiamo Marra, perché il titolo realizza una shooting star e volumi importanti. Vediamo se tiene la soglia dei 13 euro, perché la tenuta dei 13 euro potrebbe rappresentare appunto un'occasione d'acquisto sul titolo Mara. Poi abbiamo il titolo RCS, anche in questo caso importante a lungo rialzista, e poi con volumi in calo il titolo sta andando incontro a una fase correttiva. I primi livelli che monitoreremo sono posti in area 0,75, ex massimi della scorsa estate, quindi su quei livelli ci potrebbe essere un'importante occasione per entrare sul titolo. Poi abbiamo il titolo Enel, e per la prima volta entra nel diritto, perché il settore utility è un settore bello in forma. Il titolo Enel
che va praticamente a chiudere questo gap down. Si è aperto il 23 di gennaio in area 5,635 e a questo punto eventuali correzioni verso i 5,50 o il break dei 5,80 sarebbero visti come appunto una parte un'occasione long andare su debolezza, l'altra un'occasione long per andare appunto sulla forza. Inutile, STM è già andata, anche in questo caso guarderemo eventuali fasi correttive. Nel settore lusso attenzione a Tozzo, perché qui abbiamo visto le ultime 3 giornate con buoni volumi, soprattutto quella di giovedì e venerdì. Giovedì volumi 3 volte la media generale mensile, venerdì quasi volumi doppi, prezzi che vanno a breccare i top del 2023, i 37,50. E perché è importante? Perché si apre le porte per andare a chiudere questo importante gap down, che è stato aperto all'indomani del fallimento dell'OPA. Quindi massima attenzione al titolo Tozzo, naturalmente con gli abbonati verranno raggiunti dal segnale nel caso in cui si creano le condizioni per entrare sul titolo e TOTS. Per rimanere poi sulle blue chip e 40 abbiamo il titolo, andiamo subito a prenderlo, Buzzi Unicem, perché anche in questo caso bel trend rialzista, e qui i livelli per entrare sono posti i primi in area 22,15 o più in basso l'area dei 20,80 20,90. E poi abbiamo il titolo Piaggio, anche in questo caso bel trend rialzista. Il titolo è andato a testare la media mobile a 10 giorni, sembra voler riprendere il suo trend, che con il superamento dei 4 ci porterebbe a testare il super trend 4,15, sopra i quali si aprirebbero strade importanti al rialzo. Ricordo che durante l'ultima ottava è uscito dal nostro portafoglio il titolo Leonardo, mentre su Wall Street abbiamo sempre i soliti nomi come Apple. Abbiamo visto gli ultimi 2 acquisti di Airbnb, come stanno andando bene, ma anche Netflix. Quindi, da questo punto di vista, ottima l'impostazione. E poi andrei a sottolineare 2 titoli che abbiamo in portafoglio, che erano situazioni abbastanza critiche, ma grazie ad alcuni dati sono risaliti. Il primo è ERG, che si riporta sopra gli ex supporti 27,40 e dà un segnale di forza, aprendo le porte per un test sui top del mese di febbraio, i 28,80, e a continuare Netflix, perché è bello Netflix, perché buoni dati, i dati sono ottimi, ho fatto un importante video, i dati sono ottimi, superiori all'attesa, ricavi record di sempre, ci portiamo sopra questa trend line rialzista e a questo punto i target, gli obiettivi, area 8,50 e a proseguire i top del 2023, area 8,80, 8,85. Attenzione, anche in questo caso la rottura è arrivata della trend line ribassista con volumi praticamente 4-5 volte la media generale mensile. Dicevamo del titolo Nexi, che abbiamo quasi acquistato su questo importante allungo che abbiamo visto nella giornata del 23 marzo, quindi è entrato nel nostro portafoglio di Wall Street. Ricordiamoci che durante il mese passato abbiamo visto prima sulla performance quell'importante guadagno grazie al titolo Tesla. E per finire abbiamo il titolo Fincantieri, anche qui bel recupero del titolo, prezzi a contatto con il livello del super trend e a contatto con questa trend line rialzista che parte dai minimi di settembre, sopra i quali si aprirebbero spazi importanti anche per andare fin verso l'area dei 0,66-0,67. Ci sarebbe tra invece le AIM un'importante operazioni da poter, però ricordiamoci, anche perché il titolo ha registrato volatilità e volumi in aumento. Il titolo New Experience, abbiamo visto il break di queste importanti resistenze 2,20, allunghi fin verso le 2,70, poi ribasso comunque con volumi anche in questo caso forti, e abbiamo il test di queste importanti supporto 2,08, abbiamo il livello del super trend. Nel caso in cui il titolo dovesse riprendere 2,20-2,22, credo che si abbiano in questo caso le possibilità per poter nuovamente andare a rivedere i top di periodo. Detto questo, l'appuntamento con i miei abbonati è a domani.
Mail di apertura, aggiornamento portafogli titoli, e commento finale che facciamo a fine giornata e ricordo sempre che c'è questa importante promozione per quanto riguarda Wall Street e il portafoglio Italia. Basta scrivere alla mail che trovate all'interno della descrizione di questo video e cos'altro dirvi? Buona domenica, buon trading e a domani. Grazie di tutto.